Ieri stava qua. Blitz degli agenti della DIA nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, scoperti presunti appalti truccati, arrestati 8 tra dirigenti e funzionari della direzione sanitaria e imprenditori. Secondo le accuse, nella struttura sanitaria le gare d'appalto erano irregolari. In particolare, l'inchiesta avverte sull'affidamento e sulla gestione di alcune commesse pubbliche da svariati milioni di euro. In manette è finito anche il manager Carmine Iovine, cugino dell'ex boss Antonio Iovine. Altre 16 persone sono in indagati a piede libero, si tratta di dirigenti ospedalieri e imprenditori di Napoli e di Caserta. Gli arresti sono stati disposti dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su ordine della Procura della Repubblica. L'NSD è abbandonata in un luogo solitario dopo un'accesa lite. A Castellammare di Stabia un uomo di 38 anni dovrà ora rispondere di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto la sua ex fidanzata di 2 anni più grande. È successo in località Boschi di Quisisana, un luogo abituale per le coppiette. I carabinieri stanno ricostruendo l'intera dinamica, ma è probabile che i toni della discussione tra i due si siano fatti improvvisamente più caldi. A quel punto l'uomo ha investito la quarantenne lasciandola sul selciato. La donna è riuscita a chiamare il 118 ed è stata trasportata all'ospedale San Leonardo. I medici le hanno riscontrato fratture scomposte al bacino ed escoriazioni alle gambe, ma non è in pericolo di vita. L'uomo invece è stato arrestato e sottoposto ad interrogatorio. La questura di Frosinone ha notificato altre quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti ultra che si sarebbero resi protagonisti di un violento pestaggio ai danni di un gruppo di sostenitori juventini lo scorso 15 maggio. Con l'accusa di tentata rapina, violenza privata, sono stati arrestati 2 giovani residenti in un quartiere del centro di Napoli. Altri 2 invece si sono visti notificare l'obbligo di dimora. Per tutti è stato avviato l'iter di emissione del DASPO, il provvedimento di espulsione da qualsiasi struttura o manifestazione sportiva valido per 5 anni. Questa seconda serie di provvedimenti arriva dopo una prima avvenuta lo scorso 16 giugno, quando a finire in manette furono un 37enne di Caserta e 2 giovani napoletani di 24 e 23 anni. Tutti hanno ottenuto il beneficio dei domiciliari. Operazione di polizia giudiziaria dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, che interessa diversi comuni del Salernitano e quello confinante di Castellammare di Stabia, per l'esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Salerno su richiesta della locale procura nei confronti di 7 persone ritenute responsabili di aver commesso una serie di furti nelle abitazioni e nelle chiese del Salernitano e della costiera amalfitana e di averne poi ricettato la refurtiva anche importanti opere d'arte sacre. L'indagine condotta congiuntamente dall'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Amalfi e dalla stazione di Ravello ha permesso di svelare come gli autori dei furti scegliessero i propri obiettivi, prediligendo case o luoghi sacri dove potevano trafugare oggetti, statue, monili e ceramiche di valore che poi rivendevano ad assidui ricettatori. Ed i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno condotto una vasta operazione per l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure coercitive a carico di 6 persone. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica per i reati di rapina, detenzione, porto d'arma da fuoco, danneggiamento seguito da incendio, lesioni nella medicheria del pronto soccorso e zanzare che si annidavano nelle corsie. Viene dunque ripetuta la sanificazione delle aree circostanti l'ospedale. Il pronto soccorso rimarrà quindi inaccessibile per questo intervento e pertanto sarà consentito solo il passaggio di codici rossi di immediato pericolo di vita. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa. Ok, tacchiamo.